Pace e bene, ben ritrovati. Siamo nel salone della chiesa di San Francesco a Maddaloni, legato al convitto nazionale Giordano Bruno, che era il grande convento dei frati minori conventuali della provincia di Napoli. E qui a Maddaloni, il Venerdì Santo, c'è la grande processione per la città di Maddaloni, di Gesù morto, del Cristo morto e della Dolorata. È una processione che risale al 700, anche forse al 1600, legata alla spiritualità francescana dell'adorazione della croce, e con molta semplicità i fedeli la vivono con particolare devozione, perché raccoglie tutta la città, tutti gli abitanti, tutti i quartieri della città in un grande silenzio. Dopo la celebrazione in chiesa della Passione di Gesù, come prevede la liturgia, poi c'è questa grande processione silenziosa, devota, dove i fedeli si raccolgono con tanti sentimenti di amore e di compassione per accompagnare Gesù in questo cammino della morte, nella speranza, nell'attesa della resurrezione. Qui nella Chiesa c'è una grande devozione alla Vergine Maria Addolorata. Oggi noi partecipiamo alla morte di Gesù, la morte di Gesù in croce è la compassione, quindi il messaggio che vorrei affidare anche a tutti gli amici e fedeli è vivere la Pasqua, la nostra Pasqua, come un passaggio dalla indifferenza, dall'apatia alla compassione. Il Cristo ha compatito con noi, ha sofferto per noi, ha sofferto con noi e soffre anche dentro di noi tutte le volte che noi non scegliamo la via della pace, della giustizia, del dialogo, della comunione. Quindi mi auguro che questa processione sia vissuta con devozione, con affetto, perché ognuno porta le proprie storie, le proprie difficoltà, i propri dolori, le proprie sofferenze, ma sia una giornata di preghiera nella compassione. Dio che muore in croce per noi è un Dio che compatisce, che ci ama e ci dona la sua misericordia. Questo è anche il cuore della processione. È chiaro che nella processione ci sono anche aspetti culturali, popolari, folcloristici. Quindi c'è questo coro delle donne, delle giovani che cantano il dolore di Maria. Sono portati in processione diversi simboli della crocifissione, della morte. C'è anche la rappresentazione, direi quasi teatrale, ma non deve essere teatrale, della passione di Gesù. È un modo molto concreto, molto popolare, in voga già nel 700, per rivivere i momenti più difficili, più drammatici del processo di Gesù, della morte di Gesù. Ho preso questo incarico, datemi dalla io la intendo la mia guida spirituale, Padre Eduardo. Gestisco questa processione dal 2009, quindi a oggi questa è la mia decima processione. Diciamo che la processione negli anni passati, prima che io prendessi l'impegno, era bella, ma comunque era necessario sostituire tutti i simboli che ormai avevano fatto il suo percorso. Sempre nel cuore a guardarla. Che mi fa piangere questa pressione. Prima ci piangevo sempre, ma sono proprio rassegnata.
Chiudo con un messaggio sulla Pasqua, di buona Pasqua, di risurrezione. Il Cristo che dona la vita per noi ci ricolloca sempre nella vita, sia la Pasqua anche questa esperienza per noi, di ricollocarci sempre nella vita e guardare sempre l'amore a Dio che si offre per noi. E buona Pasqua.